2014, sulla sua pagina Facebook, dà voce e visibilità alle donne coraggiose dell'Iran che le inviano foto a capo scoperto. Una campagna contro il velo obbligatorio sostenuta da un'attività sempre più assidua sui social, come su Instagram, dove conta oltre 6 milioni di follower. Giornalista, attivista, dissidente iraniana, Mahsia Alinejad è un punto di riferimento per tutti i critici e soprattutto le critiche del regime di Teheran. 45 anni, il primo arresto a 18 per aver distribuito volantini contro il governo, dal 2009 in esilio, prima in Inghilterra e ora negli Stati Uniti, da dove continua la lotta. E fa molta paura alla Repubblica Islamica se si pensa che l'estate scorsa l'FBI ha sventato un tentativo di rapimento per riportarla a Teheran. Candidata al Nobel per la pace, è protagonista di un documentario, Be My Voice, in uscita lunedì prossimo. Government of Iran think that I have too much hair, I have too much voice and I have too much of a woman. E vi chiedo di accogliere con un grande applauso a Propaganda Live, Mahsia Alinejad! Mahsia Alinejad! Grazie, grazie. Prego. Allora. Amo l'Italia. Ecco. This come... is the only thing that I know. And l'unica I know cosa so mi che manchi. So. E so anche mi manchi. Beh, bello, diciamo, già siamo un passo avanti. Allora, tu hai la traduzione, perfetto. Allora, aspetta che tiro fuori. Come va? Come stai? Trying to be fine. Sto cercando di star bene. It's not easy to be fine. I'm in questi giorni non è facile star bene. Sono, vengo da un paese dove si vive la guerra e si è vissuta e ho sulle spalle le ferite di guerra e di cicatrici di guerra. Guardare quello che sta succedendo in Ucraina mi ricorda le donne dell'Afghanistan, dell'Iran, le persone in Siria. Quindi devo fare del mio meglio per star bene. Allora, tante le cose di cui dovremmo parlare. Tu utilizzi moltissimo i social, poi ne parliamo più approfonditamente. Lo dico perché ho visto che li stai usando in questo momento per commentare quello che sta succedendo in Ucraina. Qual è la tua opinione su questo conflitto in particolare? I'm gonna be very honest with you. Sarò onesta con tutti quanti voi. Sono furiosa, furiosa con il governo europei, quello americano. Se avessero bloccato Putin anni fa, la tragedia non si sarebbe verificata oggi. Mi ricordo che gli attivisti russi, Garry Kasparov, che era leggenda degli scacchi, aveva scritto un libro in cui diceva: l'inverno sta arrivando, isolate Putin, nessuno l'ha sentito. Adesso l'inverno è arrivato in Europa, l'Ucraina. Credo sia in prima linea. Se i governi europei, quello americano, non fermano, isolano Putin, non sarà che l'inizio, il primo passo verso la terza guerra mondiale. Questo mi spezza il cuore, perché l'abbiamo continuato a ripetere. Isolate il leader supremo dell'Iran, come in Bashar al-Assad, isolate Maduro, tutti i dittatori. Credetemi, è incredibile che i dittatori, dalla Cina, Russia, Venezuela, la Repubblica Islamica e i talebani, sono più uniti dei paesi democratici. Per cui per me non è facile, è frustrante vedere una cosa di questo genere, perché so, quando guardo che il governo italiano rispetta e chiama il presidente dell'Iran, il presidente della Russia, non sono presidenti, sono dittatori. Milioni di persone dal Russia li hanno chiamati così. Kasparov ha detto: hanno il potere, sono assassini, quindi si sono uniti per questo. Questo è tutto quello che posso dire. In parte già hai risposto, però che cosa accomuna in particolare la lotta, la resistenza interna che stiamo vedendo cominciare a manifestarsi in maniera sempre più evidente in Russia a quella che tu rappresenti per un Iran libero?
Yeah, that's a very good question. Ottima domanda. When it comes to human rights, quando si tratta di diritti umani, è tutto in comune, condividiamo il dolore. Per me, quello vedo la sorprendente solidarietà nei confronti del popolo ucraino, una cosa estremamente potente, molto bella. Penso che sia una cosa comune che noi, popolo dell'Iran, abbiamo chiesto agli altri governi fare. Sanzionate gli oppressori, colpite gli assassini. Vi do un esempio: in Iran, come avete visto nel video, ci vedono noi, le donne, come dei capi criminali, perché non mi copro i capelli. Per cui io combatto per la libertà di scelta, ho chiesto alle donne, chiedo alle donne di combattere contro l'indossare il velo obbligatoriamente. Le donne politiche italiane, quelle europee, sono andate nel mio paese, è bellissimo, hanno obbedito, hanno indossato l'hijab senza dire la benché minima parola. Hanno detto, ma questa è la vostra cultura, invece è un insulto ad una nazione. Quando consideri una legge barbara come parte della sua cultura, ma dimentichiamo, il presidente della Repubblica Islamica è venuto qui a Roma, in Italia, e ha chiesto al governo italiano di coprire tutte le statue, perché le statue erano nude, oh mio Dio, è contro i valori islamici. Indovinate un po', il governo italiano l'ha fatto. È incredibile. Non è un insulto al popolo iraniano, è un insulto a ciascuno di voi, perché il vostro governo si è inchinato all'islamismo, all'uditatore, hanno coperto la vostra cultura, la vostra storia, la vostra arte, ed è questo quello che io voglio. È troppo? Chiedere troppo? Stare a fianco al popolo iraniano? E invece la vergogna è nei confronti del vostro governo, devono rispettare la democrazia e non la Repubblica Islamica, Putin e Talibani. Questo è quello che io voglio, questo è tutto in comune. Abbiamo aperto la puntata con un enorme simbolo della pace sullo schermo e in questi giorni inevitabilmente si parla di guerra, si parla di armi, l'abbiamo visto nel primo reportage fatto da Francesca in Ucraina. Tu sei una donna che fa la sua personale resistenza in nome di altre donne, in nome di altri, di un popolo in realtà, cercando di essere la voce anche di altre persone, quindi Be My Voice, per arrivare anche al titolo del documentario che uscirà in questi giorni. Ti chiedo, c'è spazio ancora per una resistenza pacifica in tutti i conflitti, ora in particolare in questo di cui stiamo parlando inevitabilmente in questi giorni? La tua resistenza è pacifica e in questi giorni parlare di pacifismo sembra un po' una cosa da fricchettoni ingenui, ora fricchettone non so come te lo tradurranno, però appunto ci si sente un po' a disagio. Ha scritto in questi giorni Nichi Vendola, che è un ex politico italiano, che essere per la pace non vuol dire disertare necessariamente, anzi tutt'altro. Ti chiedo un'opinione, appunto, essendo tu una protagonista di una resistenza. To be honest, a essere onesta, credo che adesso stiamo perdendo, c'è un'altra guerra che io la chiamo la guerra fra le narrative. In Europa abbiamo perso la narrativa, la narrazione, perché i dittatori in tutto il mondo vi vengono a dire che dovete essere politicamente corrette, ma questo non esiste. In Iraq le persone vengono fustigate, vengono uccise per via della legge islamica. In Occidente, se io condivido le mie storie e dico che verrò impiccata perché ho protestato, che vengo frustrata soltanto perché canto e ballo e ho anche una bella voce, per cui potrei anche cantare per voi. Facciamo tutto. Se resisto mi frustano, ma in Europa, ma se condivido le mie storie, le persone dicono, oh no, così provochi l'islamofobia, sei antimusulmana. Questa è resistenza, perché una donna che è cresciuta sotto la legge della Sharia, vi dico, abbiamo il diritto
di avere paura dell'islamismo e dell'ideologia islamica. E se non sostenete le vostre sorelle in Afghanistan, in Iran, che combattono contro la Repubblica Islamica, l'ISIS e i talebani, credete, dovrete affrontare l'islamismo, dovete affrontare l'ideologia islamica e dovrete affrontare gli talebani qui in Europa. Ed è questo il motivo per cui resistete e non dovete assolutamente avere paura se vi dicono che siete islamofobi. È tutto qui. Mia mamma è musulmana e io ho tantissimo rispetto per lei, ma io non voglio che l'ideologia islamica, la Repubblica Islamica, prenda le decisioni per quello che riguarda i nostri valori, la nostra cultura. Vogliamo semplicemente parlare. Nei paesi europei non consentono a una donna del Medio Oriente di parlare della brutalità delle leggi islamiche, perché, credetemi, soffriamo di un virus molto più mortale del coronavirus, che è l'islamismo, e invece ne dobbiamo parlare. Prima, quando ci siamo incontrati prima della trasmissione, e ti ho detto poi parleremo di social media, tu mi hai fatto vedere il telefonino e mi hai detto questa è la mia arma. Io ti ho detto però è un'arma pericolosa. Dov'è la mia arma? Disintossica per un attimo, è bello stare senza telefonino per un attimo. True. Anche se però tu lo usi in una maniera assolutamente virtuosa. Quindi ti chiedo quanto è facile o difficile fare la tua resistenza usando i social media, cercando di far prevalere l'aspetto virtuoso su quello più tossico. Che rischia, come dire, di contagiare chiunque li usi. Ottima cosa, vorrei parlarne proprio. Innanzitutto, quando dico che la telecamera, il mio telefono è la mia arma, significa che il regime ha soldi, prigioni, potere, pistole, e noi abbiamo i social media. Io ho cominciato questa campagna, la mia camera è la mia arma, le donne iraniane hanno firmato le aggressioni e mi hanno mandato il loro video. Io ho pubblicato i video sui miei social e il governo ha detto con una legge che se chi manda un video a me ma sì viene condannato a 10 anni di prigione. Ci credete nel 21° secolo? Ma però vi voglio dire che il nostro governo filtra i social media, Twitter, Instagram, Facebook, per tutti sono presenti le società tecnologiche che consentono ai miei dittatori di essere sui social, ed è questo il motivo per cui chiedo a Twitter e le altre società tecnologiche, sbatteteli fuori, perché gli altri sono i criminali se usano i social. E perché? Voglio dirvi perché ho cominciato questa campagna, se posso. Ero a Londra, c'era una persona, un tizio a favore del regime e mi ha affermato: tu sei brutta, perché stai pubblicando questi video che parli contro l'Iran, sto rovinando l'immagine dell'Iran? E io gli ho detto: io non sto rovinando l'immagine dell'Iran, sono i mullah che rovinano l'immagine dell'Iran, non sono io. E lui non mi ha creduto e lui ha detto: tu sei brutta. Io ho detto: aspetta un attimo, ho preso la mia, il telefonino. Lui non era convinto che io non stessi rovinando l'immagine dell'Iran, ma questo non mi ha arrabbiato. Quello che mi ha fatto arrabbiare è che mi ha detto che ero brutta. Io per miei figli sono una bella madre, per mia mamma sono una bella figlia. E ho detto: ripetilo un po'. E lui non l'ha fatto, non riusciva a ripeterlo ovviamente. Per cui io ho vinto la battaglia. Ho chiesto alle donne iraniane: quando gli uomini vengono a arrestarvi, quando vi vengono a molestare, filmate, nominate il loro nome, fateli vergognare. E adesso ho 7 milioni di follower, più degli Ayatollah. Hanno paura delle donne che filmano gli oppressori e lo pubblicano, lo mostrano al resto del mondo. Ma la Repubblica Islamica è come l'ISIS, è come i talebani. Questo è il potere dei social media in Iraq. Prima di salutarci e nel ringraziarti e nel ricordare questo documentario che parla della tua quotidianità, ammesso che sia una quotidianità, che non è una quotidianità normale, insomma, però è una quotidianità. Che volevi cantare? Singing is forbidden in Iran. Can you cantare è proibito in guarda, Iran. Guarda, noi qua ci invece credete? Cantano tutti. Guarda. No, vabbè. Yeah, I know, but
Lo so, ma nel mio paese ho chiesto all'ex presidente dell'Iran perché è proibito cantare, lui ha detto, perché è una fatwa dalla Khomeini. Hai mai sentito cantare una donna? Lui ha detto no, ma io ho cominciato a cantare. Significa Dio, se mi fai piangere ti farò piangere. Un grande applauso io. A Messi e Aline Jad. Thank you very much. Thank you very much. Grazie. Messi e Aline Jad. La propaganda live. E